Persona 4 Golden. Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Persona 4 Golden. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata di questa nuova serie. È dei tempi di quando ho finito Persona 5 e molto probabilmente come me anche molti altri, e non voglio fare lo splendido di sto gran cazzo che non sono, sto recuperando i giochi della serie Persona. Devo essere sincero, mi approccio a questo brand subito dopo aver giocato appunto Persona 5 e appunto dopo essermi innamorato del brand e non essere un veterano come molti altri che appunto hanno visto in Persona 5 un cambiamento estremo e altri che invece partono da Persona 1 e arrivano a Persona 4 e 5 successivamente. Devo essere però onesto su una cosa: la intro è molto più alleggerita, molto più giocherellona, forse perché è la versione Golden, non so com'era la versione 4 originale di Persona 5. Persona 5 parte già subito in azione con loro che fanno il colpo, che fanno vedere un po' tutto, mentre qua invece sono loro che ballano, sono contenti, fanno vedere Igor. Ho evitato di far vedere la intro per evitare problemi di copyright, però cavolo. Allora, io farò una cosa: aumenterò le voci, diminuirò la musica, gli effetti sonori li lasciamo così, la lingua la lasciamo in giapponese. Direi che ci siamo. Ecco qua, siamo in impostazioni che invece non sono sicuro se mettere o meno. Tipo il test automatico, c'è il tempo con le voci, quindi vuol dire che questo gioco è doppiato. Va bene, direi di basta con le impostazioni, iniziamo una nuova avventura. La inizierò ovviamente a difficoltà normale perché è la prima volta, rispetto a Persona 5 che giocavamo nel massima difficoltà perché già stavo facendo una perfect run. Puoi collegarti a internet per accedere alle nuove funzionalità. Va bene. Con la funzionalità Vox Populi puoi vedere le scelte fatte dagli altri giocatori in vari punti del gioco. Ok, come Persona 5. Le funzionalità richiesta d'aiuto permette ad altri giocatori di soccorrerti quando sei in pericolo e a te di fare lo stesso con loro. Queste funzionalità non sono disponibili fin dall'inizio del gioco, ma verranno sbloccate con l'evolversi della storia. Ok, appunto dicevo, difficoltà normale per chi vuole farsi del male o grande fiducia nelle proprie capacità. Magari alla seconda run, se c'è il Game Plus ci pensiamo. Col motorino, rilassati e divertiti. Boia de. Questo gioco è un'opera di finzione, nessun individuo, gruppo, eventi e termini presenti nell'opera è inteso ovviamente, non ho finito di leggere. Tra l'altro devo vedere anche l'anime di Persona 4, solo che a sto punto eviterò per non spoilerarmi nulla per adesso. Come sempre ho visto anche l'anime di Persona 5. Ovviamente tagliano un sacco di cose. Ok, tizia vestita di blu quindi Velvet Room. E Igor, ok. Quindi Igor sta dentro una macchina a questo giro. Hajime maste. No, in realtà dovrebbe avere una voce più leggera ora. Velvettorum! Perché ricordiamo che in Persona 5 Igor è finto. Ok, sono... qua a questo punto quasi quasi lo faccio andare avanti da solo. Ok, ho cambiato velocemente le impostazioni. Ok, quindi adesso ci stiamo presentando da Igor fin da subito. È un piacere anche per me. Ok, quindi non è cambiata questa cosa negli anni. Perfetto. E fino a qua. Certo, Igor. Per una volta che abbia... La mia voce. Dicevo, per una volta che abbiamo un doppiaggio, voglio dire. Chiamiamoci come ci siamo chiamati in Persona 5.
Perfetto, questo sarà il nostro nome per tutti i giochi di Persona, allora. A meno che non diventeremo femmina, allora a quel punto dovrò ripensarci. Procediamo. Narukodo. Ok. Quindi abbiamo già un avanzare nel tempo? Abbastanza. E questo è vero. Basta solo che una carta sia girata in un modo diverso. La torre. Ok. Ok, a questo giro ovviamente siccome Igor è... Come posso dirlo? Aspetta, facciamolo finire. Un essere vero... Ok, almeno si ferma. Essendo vero questo Igor, ci sta effettivamente aiutando fin dall'inizio, ci sta dicendo cosa sta per succedere. Mentre l'Igor di Persona 5, non è uno spoiler perché tanto già lo conoscete e chi ha visto la mia serie lo sa, era qualcuno che si fingeva essere Igor, che voleva vincere contro l'avversità sfruttando noi appunto per questa vittoria. Mentre qua Igor è già se stesso, ci sta dando già una mano, ci sta dicendo cos'è il nostro futuro. Ok, in futuro imminente, mistero. Ok. Va bene. Grazie Igor di averci anticipato tutto. Però qua ovviamente è molto più servile. Cioè ci sta veramente aiutando. こちらはマーガレット。同じくここの住人でございます。マーガレットと申します。詳しくはお祝いにいたしましょう。オッケー。その時までごきげんよう。ごきげんよう。 Interessante come inizio, eh? Questa è l'intro di Persona 4 normale o cosa? Perché lei la conosco perché c'è anche in Persona 5. No, è una pubblicità. C'è un poster con lei. Ok. Protagonista, cioè in primo piano. Ma dai, sono sgranatissimi. Ma almeno fateli leggere. Legge, tra virgolette. Diteci il perché. Perché mi devo trasferire? E perché la gente non è contenta di ciò? Finale di Persona 5. Alle 16. Perché in tutte quante le serie iniziamo sempre dal treno? Mannaggia. Ok.
sudano. Devo alzare un po' le voci. Che è successo? È una visione del futuro o del passato? Ok, qua lui ha visto Igor, ma l'hai visto nel momento... Quello che abbiamo visto adesso è già successo o è una visione, boh? Yasuo Inaba. Sembra molto alta la qualità. Però sembra sbagliata, sembra di quando gli metti una mod per la qualità a un gioco. Sembra strano. Oh, 写真より男前だな. Ma dai. お前を預かることになってる堂島良太郎だ. Ryotaro? お前のおふくろさんの弟だ. 一応挨拶しておかなきゃな. Sei mio zio allora. Piacere di conoscerti. おむつ変えたこともあるんだがな. Questa è mia figlia. こちらは娘のナナコだ。俺、挨拶しろ. こんにちは. Ma dai, è tutta rossa in faccia. こいつ照れてんのか? Sul culo. さて、じゃあ行くか. 車こっちだ. Ok, mi fai già muovere. Oh, buongiorno. Ti è caduto questo? Grazie. Il mio problema è con l'indirizzo di Dojima. Che carina. Stai già provando con le ragazze del posto? Sei salito in auto per raggiungere la casa di Dojima. Allora, ovviamente è tutto molto più squadrato di Persona 5. Però è bello. Inaba, l'area commerciale centrale, stazione di servizio. Non farti investire però, Mi fai il pieno? Ma è Griffith quest'uomo. C'ha i capelli grigi, platino, tutti curvi. わかるってば。どこかお出かけで?いや、こいつを迎えに来ただけだ。都会から今日越してきてな。へえ。都会からすか?え、し。普通に満タン頼む。ああ、レギュラーでな。 Cosa mettiamo? La super signore? 一服してくるか? Lontano da qua perché sennò esplode, bravo. Sì, esatto. Immagino. No, se dobbiamo stare qua un anno, voglio dire. Grazie. A parte che non si sono stretti mai la mano, hanno fatto così, però vabbè. Bravo, vai a fare benzina. Nanako ti sta osservando. Mi ha avuto una visione? Forse sei stanco per il viaggio, in effetti, ora che ci pensi ti senti un po' frastornato. No, no, tutto a posto. Non è niente. Ho dormito in treno, sai che novità. Quindi adesso finalmente possiamo girare un po' il posto? Iniziamo già a farci un giro? Ti aspetto qui, perché non esce a prenderti una boccata d'aria. L'area commerciale è qui vicino, dovresti vedere dove sono i negozi. Puoi salvare i tuoi progressi esaminando la farfalla blu. Ok.
Ma c'è la ragazza di prima, tra l'altro. Che palle, il prossimo autobus passerà tra una vita, basta prendere una corsa per restare fregati. Se avessi una moto potrei andare ovunque quando voglio. Allora, effettivamente nell'intro ti fanno vedere che sono tutti sul motorino. Quindi il motorino c'è la possibilità di averlo, lo voglio. Chissà quanto costa, magari potrei comprarne una. Alziamo un po' le voci e anche gli effetti sonori. La musica la lasciamo un po' più bassa. Che bello che i corvi vanno via. È una libreria, dentro c'è... non c'è quasi nessuno. Sai che novità, la ragazza di prima, ciao. Ci conosciamo? Ci siamo appena incrociati. Proprio ora? Ok. La ragazza sta rimuginando. Ma ecco, una cosa che non ho capito. I salvataggi rapidi, che differenza hanno con i salvataggi classici? Cioè, posso farlo ovunque il salvataggio rapido? Può essere. Un ristorante? Un uomo dall'aspetto orgoglioso sta battendo con determinazione su qualcosa del retro del negozio. Decido di non entrare. Eh beh, salve signora. Cerchi qualcosa in quest'area commerciale? È un po' trascurata, ma può trovarci di tutto. Un tempo era molto più fiorente, ma oggi ci vengono solo i clienti abituali. Se solo non avessero aperto il Jones. È comodo, ma è un po' triste. I grandi centri commerciali. È il negozio Marukyu Tofu. E una vecchia signora bada al negozio. Eh beh, che belli gli uccellini che scappano. È un distributore automatico di bibite con Jack Frost sopra, però è completamente vuoto, però non puoi acquistare nulla. Che bello. Sulle mensole è esposto una grande quantità di prodotti. Un'anziana dall'aria amichevole siede dietro il bancone. Tutti anziani in sto paese, insomma. Mi piace questo negozio, è davvero carino. È pratico e scomodo allo stesso tempo. Un equilibrio delicato. È proprio ciò che mi aspetto dalla vita in campagna. Wow, come sei profondo. Va bene, zio, andiamocene. Come ti senti? Sei pronto a tornare alla macchina? Certo. D'accordo, rimettiamoci in marcia. Durante gli eventi premi il tasto registro per vedere il registro o il tasto salta l'evento per saltare l'evento. Registro intendi lo start per vedere i dialoghi, quello che ho già fatto prima? Oh no, uno Shiba Inu. Oh, il motorino. Magari ce lo presterà nostro zio più avanti. Sei arrivato a casa di Dojima. A casa Dojima. Per il prossimo anno vivrai qua. Pomeriggio, sera. Oh, sushi per festeggiare? Già, kangei no ippai to iku ka. Kanpai! Glugite. Shikashi, nii-san to aneki mo aikawarazu shigoto hitosuji da na. Ottimo, e questo finalmente ci danno un input sui nostri genitori. Primaosarete konna toko kishimatte, kodomo mo taihen da. Ma uchi wa ore to Nanako no futari da shi. Come mai tua moglie non c'è? Già è un po' lui sembra molto un po' come Sojiro. Solo che Sojiro all'inizio ti dice: se fai una cazzata io ti mando via da casa. Molto gentile, ti ringrazio. E invece un bravo, bravo sceto lui. Un bravo signore. Sate, già meci ni suru ka. Eccolo. Dare da konna toki ni. Visto l'aspetto, lui è un poliziotto, sicuro. Wakatta. Basho wa. Tenete conto che io non so nulla. Non so praticamente nulla del gioco. Shimoto de chotto dete kuru. Kyū de warui ga, meci wa futari. Certo, papà. Oh no, è triste. Allora, aspetta, faccio solo già una previsione. Nanako, se la vediamo già così, vuol dire che è triste perché vive sola col padre. Io non so che fine abbia potuto fare la madre. Potrebbe essere morta, potrebbe essere andata via, hanno divorziato, non si sa. Visto i precedenti, secondo me è morta, in modo misterioso anche. E Nanako è triste da allora, e grazie alla nostra presenza inizierà un po' ad aprirsi. Già vado avanti con 2000 mani, avanti così. Ireta! Soga! Già itte kuru! Itrashai! Suona l'avviamento dell'auto. Brum brum, ma dai! Clicchete! Furu de sho! Dewa,
Sembra proprio una bella settimana. Itadakimasu. Sei rimasto solo con Nanako. Potresti provare a fare un po' di conversazione. Non credo che lei ne abbia voglia. Che lavoro fa tuo papà? Ci ho azzeccato subito. Che bello. E adesso scopriamo già cosa va a indagare.新体を取り沙汰されている問題。夫人で演歌歌手の柊木美鈴さんは取材に応じ、慰謝料を求め争う考えを明らかにしました。事態を受け、地元テレビ局、Iテレビジョンは生試しと愛人関係とされる所属アナウンサー、山野真由美さんをすべての担当番組から降板とし、問題解決まで出演を自粛する方針を発表しています。 ニュースつまんないね。まあ、ゆめでにカットに。ジュネスは毎日がお客様感謝で、来て、見て、触れてください。 Everyday Young Life Juness. Everyday Young Life Juness. 食べないの? Sì, vai tranquilla. Vai tranquilla che il sushi non si raffredda. Puoi salvare la partita usando il calendario in salotto. Vediamo Nanako se c'ha da dire qualcosa. Nanako è smarrita. Dovrei lasciarla in pace. Ma no! Dato che non viene usata spesso, la cucina è in perfetto ordine. Se ci fossero degli ingredienti nel frigo potrei preparare del pranzo. Vai, possiamo cucinare. Andiamo in camera nostra. Questa è la tua stanza dove Dojima ti sta ospitando. Wow, un po' spoglia. Però vabbè, meglio di nulla. Meglio che una soffitta impolverata. Un lungo viaggio ti è sfinito, dovresti riposare. Va bene. Vuoi andare a dormire? Non è che possa fare altro, quindi sì. Da oggi vivrai in questa città per un anno intero. Ti chiedi se tutto filerà liscio. Domani avrà inizio la scuola, ti conviene andare a letto. È nebbia questa? Me lo chiedo perché la battaglia su Persona 5 con lui si chiama Foggy Day. Direi decisamente che è nebbia. Dato che lui viene descritto come colui che ha dissipato il velo della nebbia. Ma che l'area è avvolta da una fitta nebbia. Non puoi fare altro che avanzare. Potrei anche starmene qui o tornare indietro. Strano inizio comunque. Molto particolare. Cioè alla fine non è che sei andato in una nuova città per qualche motivo strano o appunto adesso sei qui perché X. Tu cerchi la verità? Senti una voce. Alla fine siamo arrivati qua perché ci siamo appena addormentati, è un sogno. Se è la verità che desideri, allora trovami. La voce proviene davanti a te. Non so perché poi gli sto dando una voce femminile, magari è un mostro assatanato di sangue. Percepisci qualcuno più avanti, vuoi avanzare? Certo. Zacchete, zacchete, zac. E stiamo per combattere. E così, sei tu quello che mi cerca. Avanti, prova a prendermi. Già in combattimento, eh? Abbiamo già le abilità, ma non abbiamo... Vabbè. Ma dai, ma mi fa vedere la mia persona, ma non ce l'abbiamo. A quanto pare riesce a vedere qualcosa nonostante la nebbia. E allora attacco. Capisco, in effetti è davvero interessante. Però non mi prenderai tanto facilmente. Se ciò che desideri è la verità, allora dovrai cercare molto più a fondo. Nebbia sconcertante. Non vedo niente. Ognuno vede ciò che vuole. E la nebbia non fa che infittirsi. Proviamo di nuovo con zio. Ovviamente.
Ci incontreremo ancora? In un luogo diverso da questo? Non vedo l'ora. Stai perdendo conoscenza. Ok. 2011, tra l'altro. Senti qualcuno parlare. È quasi ora di alzarsi. È Nanako? Hai la sensazione di aver avuto un incubo. Chissà di che si trattava. Oggi sarà il tuo primo giorno di scuola. Sarà meglio andare al soggiorno. Ohayo. Ohayo. Papà è tornato? No, direi di no. Yoshito. Ok. Itadakimasu. Itadakimasu. Voglio parlare con lei più che del lavoro del padre. Certo. Nanako sembra un po' agitata. Hai deciso di fare la strada per la scuola insieme a Nanako. E beh dai, ti comporti da fratellone. E sicuramente finirà così a fine gioco. Zona scolastica, banchina del fiume Samegawa. Ok, tu invece? Ciao, ci vediamo. Non guardarla così però. Zona scolastica, incrocio davanti alla scuola. È spaccato contro il muro. Ma dai, ma si è fatto male al pene. Dio mio, deve essersi fatto male. Meglio lasciarlo stare. Oh, oh, che male al pene. Comunque questa nuova versione non è male. Chissà com'è la vita degli studenti da queste parti. Come hanno raccontato, al quanto pare una merda. Però il problema è che sembra veramente una mod che aumenta la grafica. Solo che i personaggi sono ancora così. Responsabile Moroka. Merdoka. Immagino. Già, il ragazzo figo della situazione. Ragazzo, mi dispiace. E come sempre c'è una tizia vestita diversa in tutte le classi del Giappone. Te la lasciami stare, mi sono spaccato il pene contro il muro. Questa è la Ojo-san della situazione, tutta principessina, tutta curata, tutta... Hajimemashite. Wow, che uomo bellissimo che è. Murukada. Come dei babbuini in calore, ma perché? Un uomo tutto d'un pezzo, lui. Ushimaru era meglio di te. Poveraccio. Ma che stronzo di uomo che sei. Mamma mia. Mi ha dato del fallito. Piacere di conoscervi. Dio mio, che uomo di merda. Mamma mia, ma che uomo sei! Iniziamo a cazzeggiare. Morocco continua a parlare senza sosta. L'abbiamo capito che tipo di persona è quest'uomo. Sì, sì, fai come vuoi. E vai il nostro nuovo gruppo di amici. Il tizio che si è schiantato il pene, la tizia verde e la tizia rossa. Sai che bella. E dietro c'è Seto. Questo qua è Seto Kaiba. Sta aspettando il drago bianco occhi blu. Sì, un vero pezzo di merda. Wow. Senti gli altri fare dei commenti su di te. Meno male che non parlano male di noi.
私ら同じクラスだから一緒なんだけどね。じゃあ静かにしろ貴様ら。出席を取るから折り目正しく返事しろ。はい。Hai iniziato la tua vita nella nuova scuola, riuscirai a integrarti? Oh, speriamo, e chi lo sa, magari ci troviamo anche bene. Mattina presto, dopo scuola. E allora che cosa hai fatto fino adesso? Scusa, mi hai parlato della tua vita merdosa? Moroka? Wow, che qualità! Ah, ma che palle, io non voglio fare una riunione. Ah, pure, siamo stati segregati qua? Va bene. Fantastico. Ma proprio qua siete venuti a parlare, scusami. Nanka jiken? Quindi qualcuno è morto? Si è suicidato? Fammi indovinare, è il caso su cui nostro zio stava indagando. Che? Ecco appunto. No, non puoi, vai via. Esatto. Se anche fosse vero. Speriamo non troppo, ragazze dai capelli corti. Ma prima stavano venendo tutti a parlare a me, adesso nessuno mi frega niente. Potete andarvene. Ah no. Ah ok, sì, ci hanno detto di andarci, ma solo dopo che avremo chiamato qualcuno. Ripeto, levatevi dalle scatole. Ciao, tu sei il ragazzo nuovo? Ma nessuno gliene frega una sega di me. Sono il ragazzo appena trasferito e sono tutto da solo così. Va bene. Oh, Chie. È certo che mi ricordo. Yukiko. No, non ti preoccupare. Esare. Esatto. Ehi, tu sei quello che si è schiantato stamattina. Satonaka-san, Cos'è un videogioco? Era un DVD, ok. Ma dai, ma lo picchio sempre nelle palle, quest'uomo. No, dal Giappone col furore! È una citazione! Ma lo picchiano sempre nel pene, sto povero ragazzo! Ma poi, come fai a distruggere un DVD? Ma anche a provarci, devi spezzarlo per romperlo! Meglio lasciarlo stare, ma poverino! E c'è un panda lì nella cassetta delle lettere. E questo? Kimi-san, Yukiko da yo ne? Kore kara dokka? No, direi di no. Dare? Esatto. Nani aitsu? Doko no gakko?
よりによって天城狙いかよ。てか普通は一人の時に誘うだろ。張り倒されるに俺リボンシトロン一本な。賭けにならねって。天城越えの難易度知らねえのか。ま、だい。 あのさ行くの。Direi di no, studente strano. Esatto. Nara i. Wow. Ano hito. Esatto, che bel tipo. Nanno yo otte. Date no osasoi de sho, do mitatte. Che? Esatto. So nano tte. Ah. Ah, ah. Are wa nai yo ne. Ikinari Yukiko tte kowa sugi.よう天城、また悩める男子振ったのか。まあ、だい罪作りだな。俺も去年バッサリ切られたもんな。え、べえ、まあ、トションピエラ。そんなことしてないよ。なあ、マジで。じゃあ今度一緒にどっか出かける。Direi di no。エザート。わずかでも期待した俺がバカだったな。つうかお前ら、oh, no. あんま転校生いじめんなよ。バイバイ、のスキャンタールティエ。あの、ごめんね、いきなり。Non ti preoccupare, Yukiko. ほら、もう行こう。なんか注目されてるし。Chissà come mai ci è. Andiamo? Vabbè, andiamocene. Mamma mia. Sono vecchio, ho cambiato cane. そっか、親の仕事の都合なんだ。Come sempre. Tranquillo che non ho picchiato un politico a questo giro. Molti in Amizawa, questa zona. Ok. Wow, che bello, roba da giovani, eh. ただ古いだけで。Io penso che sia molto bella invece. とかって雑誌とかにもよく載ってんじゃん。Esatto. この町で一番立派な老舗旅館でね。ユキコはそこの次期女将なんだ。No, non è vero. 観光客とかも来るし、この町それで持ってるよね実際。Quindi se lo chiudono spaccano la città allora. ね、ところでさ、ユキコって美人だと思わない？だ、non c'è tipo l'opzione, volevo dire che lei era carina per far arrossire lei. Sì, è così. でしょ？ちょっと、またそういうこと。学校でもすごいモテんのにさ、彼氏ゼロ。おかしくない？ Perché non vuole? Esatto, lasciala in pace. 全部嘘だからね。モテるとか、彼氏ゼロとか。あ、違った。違うから。彼氏とかいらないし。もう、ちえ。Mi metti sempre in difficoltà, stronza. ごめん、ごめん。だって、せっかくなのにノリ悪いんだもん。あれ？なんだろう？ Cadavere? でね、その高校生の子、ちょうど早退したんですって。まさか、アンテナに引っかかってるなんて思わないわよね。見たかったわ。come volevo vederlo? だからついさっき警察と消防団で降ろしちゃったのよ。怖いわね。ma signora, ma si faccia un po' i suoi cazzi suoi, ma dai, ma che gente di merda. なんてしたい。mamma mia, volevo vedere il cadavere. Dai, andate via. E tu che ci fai qua? Oi. Esatto. È successo qualcosa, stavamo solo curiosando, eravamo di passaggio. Ma so da Rona. Tac, ano cucio. Koko wa tosna te ittaro ga. Shiriai. È mio zio. Koitsu no homosha no dojima da. Ma sono nakayoku shite yatte kure. Di certo. Tonikaku san nin tomo uro uro shite nai de. Sassa to kaere. Oh.アダチ、おめえはいつまで姉妹気分だ。今すぐ本庁帰るか。あ、No, per favore. Esatto. さく、顔を洗ってこい。すぐ自撮り出るぞ。Questo mi sa tanto di Akechi della situazione. Però sembra anche un po' Matsuda. さっきの校内放送ってこれのこと？
Sembra un po' un Matsuda. Va bene. Esatto. Sì, signora. Le due ragazze sono andate via. Mannaggia, decidi di lasciare la scena del crimine. Ma dai, mi ero appena fatto degli amici. Liceo, zona commerciale, grandi magazzini, banchina del fiume e residenza Dojima. Allora, in teoria dovrei già andare a casa, però se ho la possibilità di girare, ben venga, no? Dio mio, lo immaginavo che non ci fanno entrare. Esatto, non ci fanno entrare perché sai, per motivi di trama, ora come ora non puoi. E niente, immagino che l'unica cosa che posso fare sia tornare a casa, allora. C'è uno scooter parcheggiato davanti alla casa, speriamo che ce lo prestino. È stato orribile, stavo lavorando all'azienda agricola e la polizia è venuta a tempestarmi di domande. Viviamo in un mondo pericoloso, non posso rilassarmi nemmeno quando vado a fare acquisti. Volevo comprare un po' di pomodorini Sprint per la cena. E adesso? Oh, non c'è nessun problema, tieni, puoi prendere un po' di quello che ho raccolto. Niente di che, tutti possono fare l'orto, a patto di avere un pezzo di terra da coltivare. Mi stai dicendo che posso coltivare un pezzo di terreno? Prendi quel lembo di terra accanto a casa Dojima, per esempio. Basta e avanza per fare un bell'orto. Oh cielo, davvero? Se anche loro curreranno un orto, posso aspettarmi che condividano parte del raccolto? Signora, si faccia un po'. Terreno a fianco della casa è uno spazio vuoto. Questo vuol dire che potremo coltivarlo, proprio come dice la signora. Quando torni a casa il tempo avanza automaticamente fino a sera. Beh, non ne ho altro da fare, quindi sì. Dopo scuola, sera. Beh, prima l'ho visto, quindi. Forse sì. Sì, ma. Il labiale. Stanno mostrando in TV l'area della scuola. Che sia l'incidente di cui ho sentito parlare. Ah, fantastico! Ottimo! Già. E sei preoccupata per lui, andrà tutto bene, vedrai.遺体は民家の屋根の大型のテレビアンテナに引っかかったような状態で発見されました。ねえ、このような異常な状態になったかは現在のところ分かっていないということです。lo scopriremo noi sicuro。不明で、警察では事件と事故の両面から捜査を進めることにしています。ただ周辺には事故という行為。本格的な現場検証は明日となる見込みです。 Sembra che la presentatrice della TV locale sia stata trovata morta vicino al liceo. Eh beh. Mayumi Yamano, giusto l'altro giorno notizia di una relazione del segretario consigliere di tutti i giornali. Eh beh. E come ce l'hanno messa sul tetto, poi? Dai, eccola di nuovo. Venite a vedere con i vostri occhi. Young Life Juness. Gli piace davvero tanto. Ti serve come in attesa. Siamo Junes. Sei brava a cantare. Nanako ripete la canzoncina più e più volte. Ma dai. Sembra avere già dimenticato quella brutta storia. E oh, se ci vuole così poco, tanto meglio per lei. Facciamo un salvataggio e proseguiamo.